Buongiorno, Buongiorno ragazze, allora io mi sono fissata con questi yogurt che vi giuro sono la mia ossessione del momento. Non sono magri, però vabbè, sono bio al cenere, non so perché, ma sono troppo buoni. Yogurt bianco semplice, ma è buonissimo, adoro. Poi ovviamente mi sono preparata il mio amato Papaya Slim Tea, sapete che mi sta aiutando un sacco a sgonfiarmi, nella mia amata Thermo Battle, questa qua, perché così si mantiene caldo o freddo. È buonissima questa battle perché ve lo fa mantenere a temperatura, alla temperatura che lo mettete, quindi o caldo o freddo. E facciamo una bellissima colazione fit. Grazie, oggi è una giornata così uggiosa, non so se riuscite a vedere, cioè né è cattivo tempo, neanche però c'è il sole. Vabbè, comunque sono nel mio studio con le mie luci, questa è la traietta dove metto Daniel quando devo lavorare, qui faccio le storie, eccetera. Qui questo dove edito i video, dove lavoro per il mio shop online. Ma volevo far vedere in questo specchio io quanto ho migliorato la mia forma. Ovviamente non sono ancora al peso di partenza, però se voi vedete quanto la pancia si è sgonfiata, sono troppo troppo soddisfatta di questo risultato. Ovviamente io, c'è qualcuno che mi scrive nei commenti: ah, ma sei ingrassata, ragazzi, ma cioè ci rendiamo conto. Ovviamente ho partorito da soltanto 8 mesi e ovviamente ho tanti ancora chiletti da perdere, non solo ancora il mio fisico di partenza, però comunque sono soddisfatta perché comunque tanto grasso e tanta ritenzione, cioè le gambe si sono sgonfiate tantissimo, avevo accumulato un sacco di cellulite e anche la pancia, quindi io nonostante c'è chi continua a cercare a buttarti giù, io invece cerco sempre di vedere i miglioramenti in me, è quello che consiglio anche a voi di fare. Nonostante voi stesse, perché noi donne siamo molto critiche, notiamo sempre i difetti in noi stesse, nonostante ci sono tante persone cattive che ve li fanno notare, voi cercate di vedere sempre quel positivo. Ad esempio, adesso quando mi guardo nello specchio mi vedo comunque un po' più in forma, un po' più snella e cerco di apprezzare questo e continuo a volermi bene, a coccolarmi con la mia alimentazione sana, con le mie ricettine, con i miei prodottini, quindi questo vi consiglio di fare, veramente veramente importante. Questo qua me l'ha regalato Dario, voglio far vedere, troppo troppo bello, me l'ha regalato Dario per la festa della mamma, non so se riuscite a vedere, ma è un cuore d'oro e diamanti con la mano della mamma che mantiene la mano di Daniel, che noi diciamo questa è la manina di Daniel, e me l'ha regalato lui per la festa della mamma, cioè bellissimo. Infatti mi sono emozionata un sacco quando me l'ha dato, e proprio per questo particolare delle manine. E lui ogni volta dice: ma quanto è bellina quella manina di Daniel, come se fosse davvero la sua, adoro. E quindi penso non me lo toglierò mai più perché mi piace tantissimo. Il mio amore è troppo dolce. Ragazze, allora sono troppo 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 felice che la situazione stia tornando alla normalità. In realtà volevo parlare di due cose. Una è proprio dirmi un po' il mio stato d'animo sulla situazione che stiamo vivendo in Italia in questo periodo, volevo sapere come sta andando a voi. E un'altra volevo parlarvi un po' dello scorso video, quello che successe a proposito dei commenti in cui il mukbang
Condare, un cuscino, un sacco di insulti e commenti brutti, soprattutto per lui, e quindi è una cosa che volevo un po' mettere in chiaro. Allora, innanzitutto sono felice per la situazione che stiamo vivendo, perché piano piano stiamo tornando alla normalità, e vorrei incitarvi a cercare di mantenere questa sensazione di positività, di entusiasmo, come il primo giorno in cui siamo usciti, in cui abbiamo visto i nostri amici. A mantenerla per più tempo possibile, perché questa è la sensazione, la positività che ti fa sentire viva, e io cerco sempre di mantenere in me viva questa positività, questo entusiasmo delle piccole cose. Quindi tutto un po' il mese di maggio, no? Così. E sto anche intensificando la mia routine, ovviamente in vista dell'estate, ma proprio per un mio percorso di benessere con i prodotti Fitria. Stamattina avete visto che ho bevuto a colazione il papaya, e adesso sto bevendo il strawberry vanilla di Fitria, che è praticamente una combinazione del vanilla e dello strawberry, quindi praticamente ha il sapore tipo di un frullato fragola e vaniglia. È buonissimo. L'ho messo nella battola questa animaliera. Adoro, cioè la dovete troppo troppo prendere. Questa la confezione di Furia, anche stupenda, no vabbè, l'adoro. E vi lascio il mio codice sconto per fare anche voi scorta su Fitvia, perché veramente questo è il periodo giusto per detossificare e aumentare la routine con questi prodotti, che vi aiutano a rimettervi in forma, e poi fanno tanto tanto bene perché sono tutti naturali. Il mio codice è CarlitaForte, con cui avrete il 30% di sconto, veramente una super promo, e anche un prodotto in regalo a vostra scelta, quindi gratis. Tra i regali ci sono anche gli snack, infatti me li sono presi per sgranocchiarli con voi, fare merenda. Questi li adoro, hanno pochissime calorie. Pensate che io in estate li metto anche in frigo, sono buonissimi. Da quando mangio loro non mi faccio più la buffata di cioccolata, sono buonissimi. È molto semplice, ragazzi, voi al mattino colazione con te, pomeriggio merenda con te, e vedete come la vostra pelle migliora, la ritenzione diminuisce, poi vi sentite proprio meglio voi. Questo tè, provatelo, provate proprio questi tè che vi consiglio io, il papaya al mattino e il pomeriggio strawberry vanilla, questo nuovo tè vaniglia e fragola. E come battolo prendete questa e la termobattolo, che è buonissima, quella per portarvelo anche dietro. E approfittate perché avete il 30% di sconto, che è un bellissimo sconto. E poi al momento che lo inserite, il mio codice CarlitaForte, vi escono fuori anche i regali, e voi potete scegliere appunto un prodotto in regalo gratis, tra cui anche gli snack. Quindi wow. Volevo sapere appunto voi come state vivendo questo ritorno alla normalità. Noi stiamo andando veramente coi piedi di piombo, io sto vedendo proprio degli assembramenti, delle cose in giro pazzesche. Mi raccomando, sempre distanziamento, sempre evitate di luoghi affollati. Io ad esempio, per quanto riguarda lo shopping, stiamo facendo comunque come se stessimo in quarantena, sempre online, la spesa ce la facciamo arrivare a casa, infatti avete visto anche vestiti, ho comprato online. Quindi consiglio anche a voi di proseguire così per evitare luoghi affollati, oppure magari andate negli orari in cui sapete che non c'è nessuno, indossate sempre la mascherina, quindi vabbè, lo sapete, inutile che ve lo dico, però ci tengo veramente tanto. Poi volevo dirvi, a proposito dello scorso video, insomma, che ci sono un po' rimasta male quando ho visto, voi sapete, ormai sono abituata a critiche, insulti, offese di tutto su di me, però sulle altre persone che comunque a cui tengo, e in questo rispondo anche alla domanda perché non esponi mai tuo figlio, è proprio per questo, perché purtroppo ci sono persone cattive, anche un po' stupide, permettetemi il termine, ovviamente chi non lo è non si sentirà preso in causa, ci sono tantissime persone intelligenti che mi vogliono bene, però quella piccola parte di persone ti può ferire anche pesantemente. Quando si vanno a colpire persone tipo come Dario, che comunque è una persona buona, e che comunque lui non è,
Non si sente un bippo, un personaggio famoso, non, niente, lui è una persona, ma anche io, cioè noi ci sentiamo persone semplici, quindi anche quando io faccio i vlog, sì, mi do una sistematina, ma neanche più di tanto, cioè sono in t-shirt normale, perché comunque voglio che arrivi la mia normalità, non è che io devo fare un programma in TV, oppure non è che io quando devo fare un video cambio, divento un'altra, magari se mi incontrate per strada non mi riconoscete, no, sono sempre uguale perché voglio che vi arrivi veramente io come sono, non mi va di mostrarvi un'immagine artefatta, no, di me. Quindi spesso quando facciamo questi mukbang noi veramente li facciamo tipo in pigiama, oppure a mezzanotte, quindi lui è stanchissimo e spesso vi dico la verità, mi fa anche un favore per farlo, cioè mi fa contento, io dico facciamolo, dai, alle ragazze piace e lo prendo un po' per la gola, sai, tipo ordino il sushi, le cose buone. E lui mi accontenta, però lui non è una persona a cui piace mettersi in mostra, quindi spesso lo fa così, come magari aveva, ecco, aveva la barba incolta, era un po' trasandato, in pigiama, eccetera, non gliene è fregato, insomma, però è veramente brutto leggere poi determinati commenti offensivi e comunque anche superficiali, perché poi io penso che si dà sempre, si cerca sempre anche io, no, come influencer, di dare un messaggio di accettarsi, di essere se stessi, no? Perché spesso vi faccio vedere anche i miei difetti, vi ho fatto vedere prima allo specchio che comunque non sono informista, però vi ho fatto vedere, no, la realtà. E poi si è così superficiali nei commenti. È una cosa veramente, veramente brutta. Anche perché sfido chiunque in quarantena che non sia un po' trasandato, perché comunque parrucchieri, barbieri, tutti estetisti erano un po' chiusi. Ed è brutto, secondo me, sentirsi dire delle cose. E sicuramente state voi col mollettone, col pigiama in casa. E quindi prendeteci così. Noi siamo persone come voi, siamo semplici, non siamo attori, quindi voi magari in questo momento come state? Non penso state come se doveste andare a fare una sfilata, eppure noi non costringeteci poi a fare che magari quando dobbiamo fare un video o ci dobbiamo apparecchiare un giorno prima e dobbiamo venire qua tutti acchittati come se dovessimo andare a sposare, oppure non lo facciamo perché semplicemente magari abbiamo la barba, lui o no, non so, la ricrescita, oppure non so, qualsiasi difetto, siamo stanchi, abbiamo l'occhiano, lo facciamo perché sennò che ci frega, cioè, questo è. Io penso che voi volete bene i vostri fidanzati e loro a voi, anche se avete la molletta in testa, oppure se avete messo un po' di pancette, insomma, andiamo oltre queste cose. Questo è il messaggio che io vorrei darvi. E quindi niente, tutto qua. Detto ciò, adesso vi mostrerò Dario dopo la quarantena. Quella era prima la quarantena nel video, l'ultimo comunque. Adesso vi mostrerò dopo come è tornato alla normalità. Questo me lo finisco tutto. Come vedete, anche chiacchierando con voi, ho fatto una cosa buona che mi sono bevuta tutto il tè. Che sapete che io poi anche bere tanta acqua, non so voi, ma a un certo punto mi stufa, quindi se dovessi bere la stessa quantità di tè, di acqua, non la berrei. Quindi considerate che ho bevuto soltanto, questa è la seconda bottle, poi l'acqua durante i pasti, però se dovessi bere tutta quest'acqua la berrei a fatica, perché comunque se ne scende più difficilmente, quindi mi aiuta un sacco a bere di più. Amore, guardate quanto è figo. Quasi anche mio amorino, mio amore, mio amorino, mio amore che si ruba il mio tè. Vuoi dire qualcosa, amore? Sei Mi voglio bellissimo. bene. Sì? Amore, sei troppo grande tu. Come dici tu? Porgi sempre l'altra guancia, vero? Buonissimo. Ragazzi, ve lo consiglio. No, amore, io l'ho consigliato io, mo No, lo arrivi tu. consiglio io, ragazzi, Però è non buono davvero, però basta, te lo sei rubato tutto, dopo te lo faccio. Comunque amore, sei bellissimo, sei tornato il vecchio Dario. Anche che le persone intelligenti dicono che sei sempre figo, perché comunque sei bello dentro, oltre che sì, la fuori. bellezza è quella là interna, non esteriore. Bravo, Quella spieghiamola. interna. Questo insegnerai a tuo Sì. figlio? Lui che guarda, è bellissimo. Così guardi tu, amore, con queste manine ghiattine. Ah, no! No, mamma, che ti li mani davanti? Saluto a tutti i tuoi amici. Ciao!
bambini piccolini come me, ciao, ciao bambini piccolini come me, vi aspetto quando faccio un po' più grande, ci vediamo su Instagram, non so se si chiamerà Instagram più, quando si Chissà può dire cosa ne Instagram, sarà. cambieranno tante cose, aspetta, fammi andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Ci ho appena dato la pappa a Daniele, ora sto cucinando per noi, è tardissimo perché facciamo mangiare sempre prima lui, facciamo il bagnetto, quindi vabbè, comunque sto facendo delle seppie fresche che ho fatto sulla piastra. Qua invece ho fatto gli spinaci per noi e ne ho lasciati un po' qua con le carote, perché ho fatto anche le carote, per fare la pappa Daniele, quindi le voglio frullare col brodino e voglio sperimentare perché il pediatra mi ha detto gli spinaci sì. Quindi oltre alle carote, patate e zucchine, qui sono le carote per noi e poi ho fatto i ceci che non so bene se voglio fare una vellutata o magari farli domani con la pasta, quindi sono un po' indecisa. Ecco i nostri spinaci e poi ci sono dei panini integrali che mangeremo vicino, questi sono congelati perché io comunque compro delle buste e li surgelo. E qua c'è Pupi, vero? Che è pronta sempre per acchiappare un po' di pappine, vero cucciola? Ok, ragazzi, ecco qua la mia mitica cenetta con le seppie, carote, spinaci. Daniele mi guarda e ride. Panino integrale. Ho fatto anche ceci, poi l'ho messi qua così se abbiamo fame mangiamo anche ceci. E qui c'è il mio amore benissimo. Buon Buon appetito! appetito. Una cosa che vi voglio straconsigliare sono queste qua, gli integratori di açaí che io ho inserito su caritashop.com perché mi sono veramente sono rimasta ammaliata dalle qualità di questo prodotto perché appunto favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi, quindi è favoloso per come coadiuvante dimagrante, quindi nelle diete, veramente aiuta tantissimo e favorisce accelera il metabolismo e favorisce a bruciare grassi e zuccheri, quindi è veramente buonissimo, lo sto prendendo già da qualche settimana e sto vedendo i benefici. Vi metto il link nel box informazione. E vi faccio vedere anche una micro routine anticellulite perché mi chiedete sempre consigli su prodotti anticellulite. Vi faccio vedere quelli che sto utilizzando adesso e vi lascio anche il mio codice sconto per voi che potete utilizzare su tutto il sito caritashop.com e avere il 15% di sconto su tutto. Il codice è CarlitaYT. Queste vi dico ragazzi e provatele perché veramente io ho letto un sacco di studi e aiutano tantissimo, soprattutto se seguite comunque un percorso alimentare abbastanza sano, coadiuvante nelle diete. Questo è uno scrub che io amo tantissimo, è la terza confezione che mi sono presa, è buonissimo. È uno scrub skinny, quindi comunque effetto snellente, energizzante, contiene la menta, il caffè, agisce tantissimo contro la cellulite, vedete, non so, cellulite, le smagliature, schiarisce anche le smagliature e rassoda un sacco la pelle, quindi questo qua lo fate sotto la doccia. Dopo vi applicate una combo pazzesca, pensate che questi prodotti, olio e crema, anticellulite di Eteria, hanno proprio vinto un premio, adesso non mi ricordo specifico, però proprio come prodotti best seller in Italia, contro la cellulite. Io li uso da più di un anno, ragazze, sono favolosi. Allora, voi fate così, fate come faccio io. Mettete prima l'olio e fate un bel massaggio con movimenti circolari, gamba, coscia, glutei, addome, dappertutto. E poi dopo, senza sciacquarvi, senza asciugarvi, applicate la crema. In combo sono favolosi. Applicate la crema sempre con un bel massaggio, questa vi lascerà la pelle così fresca, asciutta, profumata e veramente sono fenomenali contro la ritenzione, la cellulite. Adoro, ragazze. Poi guardate questi pack come sono belli, super eleganti. Veramente sono prodotti di qualità, cioè secondo me dovrebbero costare molto molto di più, invece anche i prezzi sono onesti. Comunque vi metto i link nel box informazione e trovate tutto comunque nella categoria cellulite e smagliature su caritashop.com. Sono veramente dei prodotti must assoluti. Ok, sì, ti piace questo, ti piace, anche a mamma piace, vediamo di non romperlo. Oh mio Dio. Ok,
bene, anche questo ti piace perché è rosso. Ok, queste sono di mamma. Ok, fatto il controllo di qualità, tutto a posto? Queste manine. Grazie, guardate cosa è arrivato. Questi sono i miei shopping compulsivi. Ho comprato veramente un sacco di cose su Zara e Zara Home. Allora, di solito io gli acquisti che faccio ve li mostro su Instagram, però dato che sono un po' più di cose, quindi voi seguitemi sempre su Instagram perché nelle storie sono super attiva, faccio un sacco, vi mostro sempre un sacco di cose, vi do un sacco di consigli e niente, però adesso vi faccio vedere qua, adesso apro tutto e vi faccio vedere cosa ho comprato perché ve l'ho promesso su Instagram che vi avrei fatto vedere tutto nel vlog. Questo è da Zara Home. Adesso apro. Bueno, ragazze, sono rimasta malissimo, sono nella mia camera da letto. Praticamente di tutte le cose che ho comprato, è inutile che ve le faccio vedere perché praticamente non mi va nulla. E la cosa pazzesca, sono rimasta delusissima da Zara perché praticamente ho preso vestiti praticamente che ha entrambi, per esempio taglia S, uno mandava stretto e uno largo, scarpe per esempio queste qua che sono molto molto carine, queste vanno attorcigliate sulla gamba, queste sono 39, ne avevo prese altre due sempre 39, mi vanno larghe, cioè ma com'è possibile? Quindi tutte queste misure sbagliate che ovviamente per lo shopping online non farò mai più su questo sito di Zara, perché praticamente se io sono una S, perché alcune cose mi valgono larghe, altre piccole, stessa cosa per i numeri, non so se vi è mai successa sta cosa. E anche quelle scarpe che non mi vanno sono molto simili a queste, però erano color nude, che quindi mi servivano, vabbè, quindi adesso devo mandare tutto indietro. Queste sono le uniche cose che si salvano, questo bel top, avevo preso anche il vestito così ma assolutamente non mi va, quindi devo mandarlo indietro. E questo che è molto molto carino, magari come sottogiacca, è veramente veramente bellissimo, questo ce l'ha in vari colori. E queste scarpe, non ve le faccio vedere le cose perché sono veramente delusa, l'unica cosa positiva è che ho potuto fare mandarle indietro. Allora, praticamente la cosa positiva è che ho potuto mandarle indietro e quindi praticamente ho fatto la richiesta di, cioè adesso loro vengono con un loro corriere, quindi non pagherò neanche le spese e verranno a prendersi il pacco. Invece per quanto riguarda Zara Home, perché avevo comprato anche da Zara Home delle cose, avevo preso dei cesti per la biancheria, ragazze, io vi sconsiglio di comprare su questo sito perché praticamente non solo il rimborso è a tue spese, ma poi lo devi spedire in Spagna e le spedizioni, comunque le spese in Spagna costano moltissimo, quindi praticamente e poi chissà quando mi arriverà, quindi per 50 euro di roba l'unica cosa che si può fare è portarlo a un negozio vicino. E però comunque io se ho ordinato online è perché non voglio andare nel negozio, no? Quindi preferisco non avere contatti, evitare, no? Quindi andare nel negozio non è una cosa che mi fa piacere. Oltretutto il primo negozio Zara Home vicino a casa mia sta a tanti chilometri di distanza, quindi se l'avessi avuto vicino sarei andata nel negozio, vabbè. Quindi praticamente dovrei spedire quest'ordine in Spagna e non so, è una fregatura veramente. Invece perfetto, vi faccio vedere anche la mia cabina armadio, ragazze, che praticamente ho sistemato la mia cabina, no, mazza che luce che c'è qua. Allora, ho sistemato la mia cabina armadio e sono molto molto fiera di questa cosa, quindi ve la voglio far vedere. A parte che c'è uno specchio qua praticamente, vabbè, a parte queste cosine qua che stanno sulla sedia, ho messo tutti i vestiti ordinati, maggior parte ho tutti i vestitini, le mie borse, alcune ce l'ho ancora nelle scatole perché a me piace tenerle nelle scatole, invece quelle poi più di battaglia le tengo così. E qua ho messo tutte le mie borse, quelle diciamo di marca più costose, però le tengo, poi magari se le volete vedere vi faccio un video, magari se vi fa piacere, con le mie borse preferite. Poi io amo queste scatole, qua c'è la mia Chanel, la mia Dior, la mia Gucci, però mi piace tenerle nelle scatole. Poi là ci sono le persone di fronte, dovrei mettere una tenda, però mi piace un sacco sta luce. Poi c'ho anche molta campagna dove abito io, quindi adoro. E poi qua ho messo altri vestiti, qua sono un po' di costumi, qua sono tutte le scarpe, vabbè, non è molto grande perché a breve, cioè quando andremo nella nuova casa, questa è solo una situazione momentanea perché avrò una cabina armadio, penso tre volte a questa. Comunque qua anche tutto questo armadio è tutto mio, quindi c'è molto pupì, è molto...